Allora, eccoci qua di nuovo, il più cordiale ben interconnessi. Allora, è la partita prima della pausa, si giocherà sabato alle ore 18. Qualcuno mi aveva scritto domenica, io ho continuato a dire domenica. Volevo far riposare la Roma un giorno di più, non ci sono riuscito. Poi, chiaramente, dopo la pausa vedremo come impostare il palinsesto e poi regolarmente il 29, che sarà 2 giorni prima dell'entrata dell'ora legale. La Roma croce e delizia, la Roma più croce che delizia, però è arrivato Ranieri, anche con un pizzico di fortuna, di buona sorte abbiamo battuto l'Empoli, il Porto ormai l'abbiamo archiviato nei nostri dolori, la partita col Porto, la partita con l'Empoli ci ha vinto vittoriosi e adesso c'è la trasferta di Ferrara con una spalla che a caccia di punti pur di rimanere in Serie A. Che partita sarà? Altre curiosità le sentiamo insieme a colui che il martedì, attenzione, è l'artefice del punto sulla Roma, sia sulla web TV di Roma Daily News. Io ringrazio sempre Andrea Felici, che è autore insieme a me di questo connubio, grazie ad Alberto Fiano. E poi via audio, via web audio, si può risentire su RDA Radio 1 il pomeriggio del martedì. Oh, io stavo commettendo lo stesso errore del signor Fiano, perché in un altro momento che ho ringraziato Andrea, lo stavo chiamando con un altro cognome. Probabilmente, non lo so, è una sensazione che si ha a pelle. Ma Andrea si chiama Felici, mi raccomando. Roma Daily News. Stasera ci collegheremo quando ci sarà la sua trasmissione. Abbiamo avuto anche il suo audio di questi piccoli tutoriali che lui fa. E il martedì abbiamo in connubio il punto sulla Roma, che Alberto Fiano conduceva già dalla sua Radio Roma Sport. Buonasera a te, Alberto. Ciao Roberto, buonasera a te, al tuo staff, a tutti gli interconnessi in ascolto. Oh, dice, ho detto bene, già da Radio Roma Sport era il punto sulla Roma, no? Hai detto benissimo Roberto, come sempre ineccepibile. Oh, è ineccepibile fino a che non nomino Andrea Felici, che lo nomino sempre in un altro modo, però non lo so, probabilmente la vecchiaia, che ne so, no, eh? No, figurati, sai, dice un saggio, uno filosofo, la perfezione con assenza di difetti o di piccole, non è perfezione, quindi mettiamola così, dai. E poi vedo l'amico Andrea che scoppia in risate fragorose. Sì, Andrea Felice Sinceramente, a cui mandiamo un grande saluto, ovviamente è una persona squisita, quindi veramente le mandiamo un carissimo saluto all'amico Andrea. oh, poi adesso diciamo che il connubio è entrato in esordio, poi quando sarà leggermente più collaudato avremo diversi appuntamenti che andranno in web TV su Roma Daily News e anche in radio su quel circuito lì, chiaramente. E noi dopo, in differita, ripeteremo l'audio su RDA Radio 1. Quindi momentaneamente l'alfiere sei tu, Alberto Fiano. Poi piano piano arriveranno anche altre due tre persone. Si è inserita molto molto bene la signora o signorina Silvia Roberto con il suo TG romano settimanale. E poi piano piano, ripeto, arriveranno anche le altre situazioni. Vediamo alla Roma. Allora, Roma-Empoli, alla fin fine i 3 punti sono arrivati, sudati con un pizzico di fortuna. Meno male che quello l'ha presa col braccio, perché se no lì può darsi che usciva il 2-2. Una difesa di nuovo da reinventare. Juan Jesus che fa il centravanti nella porta sbagliata. È una Roma che però, Coranieri, hai già visto i primi correttivi? È positiva o è ancora una Roma che prima che guarisce ce ne vuole? Allora, a me la vittoria di Ranieri con l'Empoli mi ha ricordato sempre la vittoria del primo Ranieri nel 2009 in quel di Siena, quando appunto la Roma vinse 2-1 non giocando bene, sempre con una squadra toscana e sempre con un brivido finale. Quindi se corse i ricordi storici sono di buon auspicio, speriamo che possa ripetere Ranieri quella cavalcata che portò la Roma a sfiorare lo scudetto. Non dico che questo sia l'anno uguale, ma almeno che porti a Roma a raggiungere quel tanto agognato, ambito e fondamentale quarto posto. Per quanto concerne la prestazione con l'Empoli, non credo si possa parlare già di Roma di Ranieri, perché ha fatto 2 allenamenti con mezza squadra fuori uso, diciamo,
però come dire, qualche piccolo correttivo l'ho visto. Ho visto una squadra che con più voglia di sacrificarsi, ho visto una squadra che già un po' più, che ci sta un po' più di feeling tra loro rispetto a come era prima, è una squadra col baricentro un po' più basso, una squadra che perché Di Francesco, se andiamo a vedere anche la mortificante notte di Firenze, 7 gol presi di cui 5 in fotocopia da autentico figlioccio di Zema, lancio lungo della Fiorentina, poi da centrocampo contropiede del velocista avversario e gol. Quindi ho visto una squadra che abbia la linea difensiva un po' più bassa e soprattutto una squadra che non tende sempre a voler uscire fuori palleggiando come faceva la grande Olanda di Johan Cruyff o il Milan di Sacchi con Franco Baresi e Maldini al massimo del loro splendore, ma che comunque se si affida pure a qualche lancio lungo non trova che sia offensivo, e quindi poi ovviamente ci sono meno rischi perché la Roma anche col posto i gol presi li prende su transizione negativa, che cioè positiva, che poi si trasforma in negativa perdendo palla sulla zona del quarto e poi lasciando in fianco agli avversari che tramortiscono la porta giallorossa. Spalla Roma, che partita sarà? Una partita di una difficoltà estrema. La Spalla vuole salvarsi, la Spalla qui all'Olimpico ci ha fatto piangere. È una squadra che ha un tecnico tatticamente preparato, Simplici, è una squadra che sul piano, la butta molto sul piano agonistico e fisico, cosa che la Roma, anche perché non in molti elementi non in perfette condizioni fisiche, ha dimostrato di patire in determinati momenti del match. È una partita sofferttissima da prendere con le molle. E la Roma deve calarsi nel vestito di provinciale, ossia come se fosse anche lei una squadra che va lì a giocarsi la permanenza in Serie A. Quindi vuol dire con il sangue agli occhi, con la bava alla bocca, scusate il termine, con il coltello tra i denti, e veramente badando al sodo nel modo più assoluto. Non vogliamo senza badare a fronzoli, merletti, gioco bello, gioco non bello. Deve badare alla concretezza, deve essere cinca, deve essere deve usare la scure e non il fioretto, e deve essere disposta a morire su ogni pallone, perché così farà la Spalla. E se non si è disposti a morire su ogni pallone, proprio a lasciarsi all'andare sul campo non solo sudore ma lacrime e sangue anche, la Roma non uscirà con i 3 punti da Ferrara, e sarebbe un danno gravissimo, poiché se posso andare avanti si presenta dal calendario un'occasione più unica che rara. Domenica sera, derby della Madonnina, Milan-Inter, con uno che precede una Roma che la volta al quarto posto. La Roma ha la possibilità, vincendo a Ferrara, di recuperare 3 punti sull'una o sull'altra, o qualora il derby del Duomo di Milano finisse in pareggio, di recuperare 2 punti a entrambi. Quindi, è auspicabile che Milan-Inter finisca in parità. Sì, ma anche uno all'altro, la Roma, insomma, sono 3 punti e valgono 9. Io ho detto che per me all'80% questo weekend si decide la corsa al quarto posto, all'80%. Qualora la Roma non dovesse cogliere questa occasione, e sarebbe l'ennesimo impianto di una stagione che già le possiamo mettere in fila, come per dire Roma Chievo 2-0, 2-2, Cagliari Roma 0-2, 2-2, Atalanta Roma 0-3, 3-3, e se Zapata non sbaglia il rigore anche 4-3, così. Allora è giusto che la Roma sia fuori dalla Champions, ma spero che ciò non accada, che la Roma anche all'ultimo secondo di partita, anche con una cosa fortuna, riesca a cogliere questi 3 punti. Alberto, però, allora tu parli di quarto posto, ma secondo te il Milan al terzo ormai ha messo radici o è un effetto transitorio? Perché seppure il Milan non durasse, tu non hai più solo la quarta posizione, hai terza e quarta posizione da giocarti tra Milan, Inter, Roma, Lazio e forse la sorpresa Atalanta, forse. Il Milan, credo che Gattuso abbia trovato la quadratura del cerchio, e poi soprattutto io ho detto che il non mercato di gennaio della Roma e il mercato invece del Milan
poteva fare la concorrenza. Ha fatto a gennaio due acquisti non azzeccati, ma di più, e con Paquetà, soprattutto quel Terminator in avanti che è Piontek. Là il Milan veramente io lo vedo spedito e lanciato, mentre l'Inter sta a pezzi. L'Inter dove ha più l'Inter? Ieri io ho detto se l'Inter è realmente quella vista ieri sera, Roma ha l'obbligo di arrivare quarta. Sì, però qualche rumors mi dice che se andasse se nella partita prossima dell'Inter in campionato la compagine milanese andasse male, e qui si parla di derby oltretutto, che è avulso da ogni regola, da ogni logica, sarebbe pronto già addirittura Esteban Cambiasso. Ricordi? Sì, lo ricordo, Cambiasso, come no? Ma Cambiasso farebbe fino a giugno il traghettatore. Cambiasso vorrebbe dire il ritorno di Mourinho o no? Roberto, non ho sentito nulla, scusa, perché è stato una sorta di segnale. L'arrivo di Esteban Cambiasso potrebbe voler dire il ritorno di Mourinho sulla panchina dell'Inter subito? Ma non credo questo, non credo. Anche l'Inter penso che aspetti la fine del campionato, come farà la Roma, per programmare in un modo o nell'altro la prossima stagione. Ritorniamo a Spal Roma, giocheranno Zeko e Schick insieme. Tutte le volte che Di Francesco ci ha provato, sti due sono naufragati, si sono pestati i piedi a Vicenza, a Vicenda, a Padova, dove vuoi te. E con Ranieri sarà diverso, perché uno giocherà centrale e uno più largo? Io penso di sì. Schick e Zeko per me possono coesistere. Sarà diverso perché Di Francesco faceva giocare Schick esterno nel 4-3 spesso, ma a mio avviso Schick non è mai stato un esterno, quindi può essere una prima punta o meglio ancora una seconda punta, come ha fatto la Sampdoria nell'anno più prolifico per lui, che Quagliarella era la prima punta. Quindi facendo questo 4-4-2 e facendo sì che Schick agisca da seconda punta, perché la punta centrale per me è sempre Dzeko, a quel punto penso che possa giovarsene anche Schick, insomma. Quindi io come Ranieri anche sono fiducioso in questa variante tattica offensiva della Roma. Qualcuno mi ha scritto: Di Francesco paga il fatto che è troppo figlio di Zeman, può corrispondere? Assolutamente sì, l'ho detto adesso, Fiorentina-Roma è l'emblema. Vabbè, ma una partita storta, scusami Alberto, una partita storta ci può pure essere. No, non è una partita storta, perché il fatto di vedere anche i gol presi con Roma Chievo e soprattutto i gol presi con Cagliari Roma, sempre allo stesso identico modo, di vedere il centrocampo, di partenza aperta, e quello che pure sono 6 a... cioè, tu hai preso il 2-2 a Cagliari al minuto 95, quando stai vincendo 2-1, su contropiede, cioè il avversario doveva essere il contrario. A Firenze le presi 5 e funziona così. Con Roma Chievo uguale il 2-1, hai preso con tutta il 2-0 all'80esimo, accidenti. Una squadra amministra il vantaggio. Tu hai preso il gol in contropiede, quando dovresti fare il contropiede, che la squadra che perde a chi se la fine si sbilancia, capito? Però aspetta, bastion contrario, ti devo dire che Atalanta Roma, che era 3-0 per l'Atalanta, alla fine è finita 3-3. Sì, ma anche lì uguale Roberto. Anche lì uguale. E poi meno male che Zapata ha sbagliato il rigore, se no non stavamo parlando esatto. Di 3-3. Stavamo parlando di un'altra sconfitta, è vero. Benissimo, quindi anche lì... Una domanda. 3-3. Io posso capire che Di Francesco è figlio di Zeman e ne subisce anche indirettamente l'influenza, ma se tu hai dei giocatori che quello schema non lo hanno assimilato... Perché continui a insistere con la difesa alta quando la Roma non ha gli uomini per fare la difesa alta? Cioè, un allenatore che ragiona... Allora, qui viene al discorso mio, quando ho detto che massimo rispetto per il protezionista, ma che Di Francesco comunque, a mio avviso, non è mai stato, a parte la magica notte col Barcellona, che per me capita una volta ogni 100 anni, che resterà indelebile nei nostri cuori, ma... Se quella partita si rigiocasse 10.000 volte, a mio avviso 9.999 volte, passa al Barcellona. Proprio asfalta la Roma, come giusto che sia. Quindi
sono quelle cose astrali che, perché ben venga che abbiamo una notte magica così. Comunque, a parte là, quella sera, io rivedo Di Francesco non è un allenatore pronto e maturo per una piazza come Roma. Stava meglio al Sassuolo, praticamente. Sassuolo ha un ambiente più con meno pressione mediatica, anche un ambiente tipo, si parla che Pioli, se non vince la Coppa Italia a fine campionato, che si con la Fiorentina, e sembra che Della Valle abbia già contattato Di Francesco, che si è vol- per prendere il posto di Pioli sulla panchina viola a partire dal 1° luglio del corrente anno. Ecco, una realtà come a Firenze, penso, ecco, è il massimo a cui Di Francesco può attualmente aspirare. E credo che in quel contesto, oggi sempre nell'ottica di quelle che possono essere le ambizioni della squadra, io la possa far bene. Anche se devo dire, pure dai messaggi che arrivano qui in chat, è rimasto nel cuore di tutti Eusebio Di Francesco, forse sì, anche perché, per il suo passato. Ma perché, sì, anche il passato glorioso di che ha avuto in maglia giallorossa, ma perché poi insomma, detto ogni rispetto per il professionista, quindi è giusto che ci sia questa, che ci sia, che, insomma, questa sai perché ti dico, Alberto, sai perché ti dico questo? Perché quando esonerarono Rudy Garcia, tutte queste stime di affetto non ci sono state, perché conducevamo già questa e la Roma, addirittura c'era gente che ha stappato lo champagne e finalmente se n'è andato il francese. Qui invece è stato un coro di pianti e di nostalgie, mister, auguri, in bocca al lupo per il futuro. No, con Garcia furono molto più trucide le persone. Diciamo, era anche un altro contesto, c'erano altre aspettative e poi non dimentichiamo che tornava Spalletti, che allora ancora era ricordato con un grande affetto da ogni tifoso della Roma, perché penso che nei primi anni del nuovo millennio ci abbia fatto vedere una delle Rome più belle, soprattutto le stagioni a cavallo del 2007-2008, che noi di recente possiamo ricordare. È anche stata l'ultima Roma, quella a cui sto riferendo adesso, che ha alzato dei trofei. Sì, è vero. Questa Roma allora potrebbe arrivare al quarto posto. Io penserei, se le cose precipitassero per le milanesi, pure al terzo, secondo me. Però io, la Roma, io penso, dico, cioè, tappa per tappa. Però la Roma deve ritrovare la sua identità smarrita, perché se la squadra è questa, ti può dir bene con l'Empoli, con la spalla. Poi quando incoci in Milan e Juventus, che fai? Ma già la ripresa del campionato, quello del 31 marzo, c'è Roma-Napoli, 20 giorni dopo, il 20 aprile, la vigilia di Pasqua, che il 21 aprile, oltre che il Natale di Roma, è pure Pasqua, ricordiamolo, andrai a Milano a giocare Inter-Roma, quindi molto presto avremo queste risposte. Però se l'Inter è quella vista ieri sera, cioè, che temi, quest'Inter che sta ormai alla deriva? Io temo la Roma in primis, Roberto, perché la Roma è la squadra più imponderabile e cifrabile che ci possa essere. Io mi auguro che Ranieri, ecco, acquisisca almeno quella forza mentale, quella di tenere la concentrazione adeguata ad ogni impegno, sia con avversari di rango che di scarso blasone. E poi, ho detto, per me impegni facili o difficili sono relativamente tali sulla carta, perché può essere un impegno facile, non so, con il Napoli, se l'affronti con le giuste motivazioni, determinazioni, attenzioni e forza agonistica, e può essere invece un impegno più difficile con la spalla, se vai, come spesso ha fatto la Roma quest'anno, con supponenza, superficialità, scarso cinismo, e quindi da rendere impegni facili, certo, o difficili. Dipende anche da tu come tu approcci la partita e da come poi conduci sempre la partita, soprattutto sotto l'aspetto psicologico, emotivo e mentale. Vero, 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 corrisponde tutto. Alberto, allora, io ti ringrazio delle tue dissertazioni e curiosità, del tuo giudizio in attesa di domani di Spalla Roma. Invito tutti a seguire Alberto Fiano anche ogni martedì alle ore 10:30 del mattino sulla web TV di Roma Daily News, dell'amico Andrea Felici e di altre persone che non conosciamo direttamente come editore. Massimo Silvestri, il direttore, che mandiamo un grande saluto anche a lui, persona squisita. Allora un saluto anche al signor Massimo Silvestri, giustamente. E poi naturalmente via audio con noi martedì pomeriggio o martedì sera con il punto sulla Roma.
Io spero che pure che il giudizio non sarà positivo, però potrai commentare tranquillamente un'altra ipotetica vittoria della Roma, perché sono 3 punti che vengano come vengono, ma devono venire, giusto? Che vago, sì, perché la speranza diciamo, più fervida nel cuore, che poi ripeto, visto che poi c'è la domenica successiva, Milan-Inter, non sono 3 punti, ma valgono 9 punti per l'importanza appunto di rosicchiare alle due milanesi che precedono punti importantissimi in zona Champions League. Ricordiamo un quarto posto che è fondamentale per l'immediato futuro tecnico e non Certo. solo tecnico della Roma. Allora, col tuo permesso, un saluto alla gentilissima Rosi e un saluto tutto particolare a tua mamma, che ce l'ho nel cuore perché è una delle mie più fedeli radioascoltatrici dai tempi, se non vado errato, di Radio Chat Noir, Effetto Radio e Radio Mary, per cui va bene così. Grazie Roberto, io anche mando un caro saluto alla tua bella famiglia, un grande abbraccio a te e una buona serata e un buon weekend a tutti il tuo staff e gli interconnessi in ascolto. Grazie Alberto, buon proseguimento e buona serata a te. E sempre dai Roma dai! Dai, Roma Daia non può mancare, giustamente. E Mai, noi, mai! allora, e noi, ricordati una cosa, ti seguiremo dai cellulari martedì mattina, mi raccomando, sempre più pimpante che mai, se le devi suonare, suonale, non ti fermare davanti a nulla e a nessuno. Mai, grazie, è un onore, è un privilegio, è un piacere sapere che mi seguite. Grazie ancora, un grande abbraccio, buona serata e buon weekend. Ciao, grazie anche a te, grazie Alberto. Un salutissimo così, ciao caro, un salutissimo così ad Alberto Fiano, simpaticissimo più che mai, i suoi appuntamenti ve li abbiamo ricordati. Il prossimo appuntamento è uno spazio autonomo che parte da Roma, vediamo che cosa sarà. Grazie ancora a tutti e buon fine settimana a tutti.